Salve a tutti ragazzi, eccomi qui che continuiamo l'avventura tra Piante vs Zombie e l'ultima volta ci hanno sbloccato l'enciclopedia. Come vedete, aprendo l'enciclopedia vedete l'elenco delle piante e l'elenco degli zombie. L'elenco delle piante, queste sono tutte quelle che abbiamo sbloccato al momento, dove vabbè vi spiego ogni cosa, il costo, la ricarica e varie cose, cioè come funziona. E elenco degli zombie che anche vi dice come sono fatti, quali sono le loro caratteristiche e cosa fanno. Perfetto, questa era l'enciclopedia. E continuiamo con la nostra avventura. Hai mai giocato a Piccia lo Zombie? No, è come andare agli Scotalpoli. Vabbè, siccome questo parla strambo, è un pazzoide, però vabbè, un minigioco perfetto. Ah, questo è figo proprio. Picchia gli zombie, prendiamo i soldi e usiamo gli oggetti. Ok, li prendi. Eccoci. Ah, quelli col cappello, doppio colpo, perfetto. Dai, Ciccia. Ti ho dato il permesso di uscire a te. Giù. Aspetta. Non parla. Cos'è brutto? Tutto più brutto ancora. Cos'è brutto? Tu mi piaci. Cos'è brutto? Cos'è brutto? Cos'è brutto? Mi hai fatto ammazzare quello bello, ma guarda se è possibile. Sti zombie invidiosi, brutto. Oh, come corrono! Porchi maiali! Ehi, vabbè, come no? Mi piace vincere facile, eh? Io ho solo un martello, questo è da 50. Ondata finale. Oh, leva sta baracca. Oh mio Dio! Con l'aiuto del martello supremo. Ok, minigioco veramente pariosissimo. Ci hanno sbloccato una nuova carta. Ipnofungo induce uno zombie a combattere per te. E questa qua è una grandissima figata, quindi lo dobbiamo assolutamente provare. Nuovo zombie nemico. Eccolo qua, rugbista. Gioca a rugby, vabbè. Allora, come al solito dobbiamo iniziare con il girasole e il fungo del cavolo, poi ci mettiamo la bomba, ci mettiamo questo, le bare ce ne freghiamo, dobbiamo provare questo ci serve, e buttiamo questo, ok. Perfetto. Ok, qui abbiamo una sola ondata. Ok,
ogni inizio livello è una palla. Vabbè. Cerchiamo di vincere il prima possibile, così cambiamo, saliamo di livello, almeno andiamo al livello 3. E c'è una bella sorpresa che spero di farvi vedere il prima possibile. Sinceramente non mi ricordo quanti livelli sono, però non dovrebbero essere moltissimi. Porca vacca. Ok, questo qua ci devasta tutto. Ipnofungo. Ed è nostro. Come vedete va all'indietro. Se incontra zombie nemici, li picchia. Perfetto. Nocciolina, scelgo te. Ok. Qui avrei dovuto levare questa tomba del cavolo. Però sono un coglione e non ho messo il mangiabar, mangiatombe, come cazzo si chiamano loro. Perfetto. E vabbè, con queste gigantesche orge di zombie, dai. Ecco, vedete? Si mangiano a vicenda. Con la differenza che io mi sono beccato un ciccione esagerato, quindi... Perfetto, questa l'abbiamo vinta al culo. Oh oh oh, questo è un fungo di merda, però vabbè. Allora, porcino tiratore. Colpisce i nemici distanti e si nasconde quando sono vicini. Quindi, appena si avvicina, lui si accascia per terra e si fa mangiare, fungo di merda. Però ve lo devo far vedere, quindi proviamo anche questo fungo. Qui abbiamo le porte, questi stronzoni. Ok, pensiamo bene a cosa mettere. Allora, 1, 2, 3, 4, per forza. Tre spazi. Allora, questo ve lo devo far vedere per forza. Allora, l'ipnofungo pure è ottimo, però vorrei provare a mettere... Allora, questi non vengono tanto rallentati, questo me lo faccio con l'ipnofungo e va bene così allora. Sempre più bare, quindi più bombe, cazzo, perché dico bare? Quindi più avanti andiamo, più c'è bisogno di qualcosa che mangia. Bombe giù da porco. Ok, devo rafforzare molto qui visto che sta pieno di tombe. Allora, sta cagata costa pure poco, quindi la schiaffo direttamente così ve la faccio vedere. Ecco, mi inizia a sparare come un drogato. Dove non ce l'ha fatta nemmeno ad avvicinarsi. Comunque, okay.
Comunque è quasi a livello di questo, quindi 25 soli buttati, questo è gratis. Troppo forte. Però ha un bel raggio d'azione, c'è da dire. Ok, mi sono appena accorto di aver fatto una grandissima stronzata. Ho preso questo da 200 e quindi sto con le pezze. Mi serviva quello da 100, mi sono sconfuso e ho preso quello sbagliato. Giocheremo con gli ipnofunghi. Vedete? Si è accasciato e mo si fa tappare, quindi bella stronzata. Smettila di mangiare la mia nocciolina. Sei bella merda, io lo metto qua con gli ascolti. Siamo a 1330. Per avere un'altra slot dobbiamo arrivare a 5000 purtroppo.
Bello, inizio di nuovo a laggiare. Vediamo questo. Vai con l'ipnofungo. Oh cazzo. Ok, questo è perso. Stavo scherzando. Non posso perdere questo gioco. Comunque non posso mettere il pelo lungo. Ah sì? Vai, il pelo lungo. È tutto nelle tue mani. Ecco, mi va a beccare il schifoso. Ma mangia questa nocciolina. Cioè, mi sembra giusto a voi. Io volevo quello con la porta. E basta. Quella, ci guarda qua che ci hanno sbloccato. Allora, Brin Porcino, cioè, ma che nome di merda, vabbè, immobilizza, non so più parlare, allora, immobilizza temporaneamente tutti gli zombie sullo schermo, alquanto utile. Comunque, siamo quasi alla bellezza di 6, 12, 18, quasi 15 minuti, e per il momento mi sono rotto, o no? Boh. Vabbè, mi sa che l'ultima la facciamo, dai raga. Ultimo livello. E anche per questo episodio sarà tutto ok. Abbiamo fatto lo zoom builder. Va benissimo. Zombie di merda. Comunque. 1, 2, 3, 4, 5. Questo lo dobbiamo provare. E a posto dell'ipnofungo questa volta ci mettiamo il coso cosa mi sono mancato? No, sembra nulla. Ok, andiamo. Thank you.
fare interessante da qui. Questo qui vedete fa spawnare un casino di quei posi e noi li congeliamo tutti. Ecco. E ci mettiamo questo davanti. Ecco. Come avete visto, questo fa. Questo fa. Però questo stronzo infatti fa continuare a spawnare roba, quindi dovremmo bloccare lui. Ok, non la vedo una partita molto semplice. Cavolino, siamo arrivati già alla fine. Vinciamo il più in fretta possibile perché ho notato che il tempo a mia disposizione è quasi finito, quindi usiamo questo mangiabombe per prendere un po' di soldi. No, ce l'hanno mangiato, bella merda. Sono un coglione. Ecco, questo ragazzi veramente è fighissimo e ve lo mostrerò nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, Atom Porcino è come una bomba atomica, distrugge una vasta area lasciando al suo posto un cratere e nel cratere noi non possiamo più piantare piante per un tot di tempo, l'unico svantaggio, ma comunque è una bomba fenomenale. Ragazzi, per oggi è tutto, anche questo episodio si conclude qui. Io vi aspetto numerosi al prossimo episodio. Quindi ragazzi, grazie e al prossimo video.